Buonasera, è per noi un grande onore come cappella musicale Sant'Antonio Calvario, l'Oro Filarmonico del Liceo, essere qui questa sera, riunito all'amministrazione comunale, per aprire le celebrazioni del 70° della Repubblica dell'Uso. Una pagina importante di storia, una pagina importante di vita, e ripeto, è per noi un grande onore essere qui. Innanzitutto ringrazio ancora l'amministrazione comunale che ha voluto caprissimo questa serie di manifestazioni che questo mese, settembre, ottobre, ci ricordiamo 40 giorni di 70 anni fa. Inviterei la ciprete Don Vincenzo a portare la sua. Buonasera a tutti, do il benvenuto qui nella collegiata per vivere insieme questa apertura dei 70 anni di ricordo della Repubblica Orsolana. Penso che sia un momento importante per il nostro vicariato, per la nostra Ossola, soprattutto perché recuperiamo il valore di sentirci davvero cittadini di una terra che ha dato davvero cose preziose a tutto il mondo, a tutta l'Italia. E viviamo davvero questi festeggiamenti ringraziando anche il Signore di uomini illustri che hanno dato lustro a questa nostra terra. Per cui benvenuti in questa collegiata che è il centro, penso anche di tutta la città, di tutta l'Ossola. Cari signor Sindaco, a portare il suo saluto e l'amministrazione. Un grazie sincero al Coro Filarmonico del Liceo, che è canto bene, che hanno accolto il tribunale, hanno inaugurato questo ciclo che spero veramente interessante di manifestazioni e ricordo della nostra comunità. È un appuntamento estremamente importante e soprattutto cade in un periodo storico dove a fatica riusciamo a riconoscere i valori. Noi abbiamo un scempio terrificante e abbiamo soprattutto una gioventù che si abbandona a una speranza. Una speranza di un lavoro, una speranza di poter dare un proprio contributo. Bene, in questo momento pesante dobbiamo ricordare oggi la Repubblica dell'Uso e in particolare ciò che la giunta provvisoria di governo tant'anni fa ha fatto, forse ci aiuta a comprendere che dopo una grande tragedia dove avevamo solo rovini, solo disperazione, solo spettacolo, c'erano persone che avevano la voglia di credere che il bene comune è la cosa più bella di esiste e che lavorare per il bene comune è la cosa più bella che esiste e soprattutto che la politica è una cosa estremamente alta e no. Oggi è molto semplice quasi la vogliamo eliminare bene, là abbiamo visto in Domodossola uomini di cultura pieni della cultura che poi faranno un campo e viveranno un campo lavorare con noi. Dobbiamo ricordare quella pagina insieme alla pagina dei caduti. Noi abbiamo molto spesso ricordato gli eroi ma non abbiamo mai sufficientemente gli eroi della Repubblica. L'eroe è stato capace di amministrare con giustizia, solidarietà, con umanità e con onestà, parola di questo del mondo della vita. Vogliamo restituire la dignità del vivere umano che non si fonda sulla carriera, che non si fonda sul successo, che non si fonda sul denaro, che impoveriscono l'uomo e distruggono la sua vita. E vogliamo dare una speranza, trovando in quella pagina luminosa la forza e il coraggio dare speranza ai giovani, dare speranza. Oggi qui abbiamo l'esempio di giovani e di non più dà delle indicazioni pericolose per la nostra vita e che ci restituisca la dignità. Vediamo e che restituisca la dignità di essere umano. Questo è il nostro compito, questo è il nostro compito. Grazie per la dignità e alla nostra una bambina che nel 1944 andò in Svizzera, dopo i giorni della Repubblica. Invitiamo il sindaco a dare un piccolo segno di riconoscimento. Unita. Questo calendario di Dio. Chiuderemo con un bellissimo